Digital Rush perché è un po' la corsa digitale, ma il sottointeso è la corsa all'oro digitale. È un po' l'idea che Bitcoin sia l'equivalente digitale dell'oro e che la frenesia che vediamo in questo momento dal punto di vista sia di oscillazioni di prezzo, sia di attenzione della stampa, sia di confusione in generale sull'argomento, sia un po' quella tipica delle corse all'oro. Il prezzo è un processo di scoperta del valore di un bene. Ed è chiaro che, siccome stiamo cercando di capire se Bitcoin è davvero oro digitale oppure no, è chiaro che questo processo di scoperta è un processo complicato, è un processo controverso, è un processo che richiede competenze straordinariamente diverse, dalla crittografia alla teoria dei giochi, ai sistemi distribuiti, alla teoria monetaria ed economica. Di conseguenza, evidentemente, è un processo, questo della scoperta del valore di Bitcoin, che non è lineare, che conosce i suoi alti e bassi. È una dinamica non preoccupante, non spaventosa. Ovviamente va affrontato con tutte le cautele del caso. Insomma, non si partecipa alla corsa all'oro mettendo a rischio tutti i propri beni e la salute e il benessere dei propri cari, ma lo si fa pianificando una spedizione attenta con dei compagni di avventura affidabili, studiando il territorio ed immaginabile, e immaginando dei possibili punti di arrivo. Allora, innanzitutto bisogna capire qual è la percentuale dei propri risparmi di cui si può tollerare la perdita. Se Bitcoin è oro digitale è fortemente sottovalutato. Ma se ci fossero difficoltà, che io oggi non vedo, ma che potrebbero esserci, il suo valore potrebbe andare a zero. Quindi, primo passo, capire quanto si può investire. Secondo passo, creare un conto, un account presso una delle principali borse internazionali. Suggerirei quelle che sono dietro il fixing del future sulle piazze di Chicago. Quindi, che ne so, ETBit, Bitstamp, Kraken, GDAX, piuttosto che Gemini, o eventualmente anche gli italiani di Drock Trading. A quel punto si fa un bonifico in euro. Quando il bonifico è arrivato, si possono comprare i Bitcoin. Terzo passaggio cruciale: non lasciare i propri Bitcoin presso queste borse, perché sono comunque borse con un'esperienza, un track record, come si dice in gergo, cioè un passato di risultati ancora piuttosto fragili. Sono spesso state bucate, hackerate, sono fallite, e quindi i propri Bitcoin bisogna gestirli in sicurezza personalmente. Bisogna spostarli dall'exchange e metterli su un proprio wallet software o hardware. Qui sui wallet software posso suggerire ad esempio Electrum, sui wallet hardware posso suggerire Nano S della società Ledger, ma in qualche modo bisogna fare quel percorso di studio, di approfondimento, di comprensione su come gestire e detenere i propri Bitcoin in sicurezza da soli. Può anche essere un paper wallet. In ogni caso, oggi detenere Bitcoin è un po' come mandare un'email nei primi anni 90, è una cosa un po' complicata. Chi volesse partecipare a questa corsa all'oro deve inevitabilmente imparare a farlo. Il quarto suggerimento è, personalmente sconsiglio dal fare trading. Il trading, anche sui mercati regolati, per i piccoli investitori è spesso qualcosa di più vicino all'azzardo che all'investimento. In realtà, su questi mercati non regolati, un po' tutte le pratiche di mercato più assurde e illegittime vengono praticate coerentemente. Di conseguenza, io credo che il vero approccio sia quello del cassettista, di chi compra e riguarderà tra 5 anni se quello che ha comprato vale zero o vale 1 milione di dollari. D'altronde, se guardiamo anche negli anni scorsi, coloro che sono veramente diventati ricchi non sono quelli che facevano trading, non sono quelli che hanno fatto trading, ma sono quelli che hanno comprato e non hanno più venduto. È famoso l'esempio dei fratelli Winklevoss, che nel guadagnare come fuoriuscita da Facebook 65 milioni di dollari, ne investirono 11 nel 2011, quando Bitcoin valeva molto poco, e oggi si trovano miliardari. Il cybercrime è ovviamente straordinariamente attratto da Bitcoin, sia nel senso di
rubare i bitcoin di exchange o di piccoli investitori, sia nell'usare bitcoin come forma di pagamento. E io credo che bitcoin sarà un catalizzatore di crimini cibernetici. Perché? Perché bitcoin è valore ed è valore digitale. E purtroppo impareremo a nostre spese e non senza dolore il fatto che il cybercrime è un rischio e un attacco ormai sempre più incisivo. Oggi abbiamo già furti di identità, abbiamo frodi su siti di merchant online e chiaramente l'apice, il culmine di tutte queste attività criminose è intorno all'oro digitale, l'oro luccica e attira anche i criminali. Dovremo sempre di più imparare a usare delle buone pratiche igieniche. Quindi password manager, password diverse, cosa vuol dire second factor authentication? E diciamo che da questo punto di vista imparare a gestire i propri bitcoin in sicurezza è un'ottima palestra, un ottimo caso di studio che ci insegna, attraverso il quale possiamo imparare quelle che sono le pratiche che poi in realtà dovremmo usare sempre di più per tutelare la nostra privacy online, la nostra posta elettronica, i nostri conti correnti bancari, la privacy delle nostre foto, dei nostri contenuti digitali in generale. Altre criptovalute, ma perché? Allora, io scherzo. Bitcoin rappresenta oro digitale, cioè l'idea della scarsità in ambito digitale. I 1400 cloni di Bitcoin sono per la gran parte senza alcun valore tecnico, senza alcun merito logico, senza una proposizione significativa. Ce ne sono alcuni, pochi, che hanno un qualche senso. Il più famoso è probabilmente Ethereum. Ethereum vuole essere una specie di grande computer globale, dove le computazioni sono incensurabili. Se Bitcoin è trasferimento di valore incensurabile, Ethereum è una computazione incensurabile. Ora, se si chiede a me, io non percepisco una grandissima utilità per le computazioni incensurabili, percepisco una grande utilità per le transazioni di valore incensurabili. Ethereum è sicuramente il contendente numero uno al trono di Bitcoin. Poi ce ne sono altre, non so, Litecoin è molto simile a Bitcoin, una specie di rete di test dove le modifiche che poi magari in futuro arriveranno su Bitcoin vengono provate in anteprima. Monero e Zcash, ma soprattutto Monero, direi, sono criptovalute che hanno una privacy superiore a Bitcoin. Anche qui si tratta di prove, di test, di campi di verifica dove tecniche crittografiche più evolute, potranno domani essere aiutate, essere adottate da Bitcoin. Abbiamo infine forse Ripple, che è un po' la forma di criptovaluta simpatetica al sistema finanziario internazionale. È ovviamente una contraddizione in termini, una criptovaluta nasce per essere decentralizzata, Ripple è totalmente centralizzata. Insomma, da un certo punto di vista io sono critico anche nei confronti di questi 4-5 esempi che ho fatto e credo che siano gli unici meritevoli di attenzione, il resto è veramente ciarpame. In particolare io sono sempre, da sempre molto critico sull'applicazione che si è fatta finora anche delle ICO, le Initial Coin Offering, cioè questi token, questi gettoni emessi da imprenditori alla ricerca di finanziamenti, tipicamente sulla piattaforma Ethereum, dove le computazioni incensurabili permettono l'invenzione di questi contratti, di questi token. Ma sono abbastanza scettico, è un po' il rumore, fa parte, a mio avviso, tutto questo mondo del rumore e della confusione che c'è attorno appunto alla corsa all'oro digitale. Magari qualcosa di complementare a Bitcoin sopravviverà. Non sono peraltro neanche argomenti da un certo punto di vista che mi entusiasmano, perché io sono entusiasmato dal luccichio dell'oro. Un fork è una biforcazione della storia transazionale di Bitcoin, cioè fino a un certo punto c'è questo registro unico delle transazioni che si chiama blockchain, che da un certo punto in avanti si duplica, si sdoppia. È un modo di lanciare un nuovo coin in qualche maniera riconoscendo un'unità del nuovo coin a tutti i possessori di Bitcoin. È chiaramente una mossa furba dal punto di vista distributivo e quindi di marketing, perché è una specie di airdrop, come si dice, no? Di distribuzione di massa per far partire una cripto che di per sé sarebbe piccola e insignificante e che invece nascendo per gemmazione
dal ramo Bitcoin ha in qualche maniera già una diffusione molto ampia. Di per sé è una possibilità tecnica interessante perché fa parte dell'incensurabilità di Bitcoin, la possibilità che se lo sviluppo del protocollo Bitcoin andasse in una direzione che non piace alla maggioranza di attori economicamente significativi, questi possono forcare Bitcoin e stare su una mutazione di Bitcoin oppure non accettare mutazioni di Bitcoin. Quindi è una possibilità legittima, tecnicamente praticabile. Per ora l'abbiamo vista praticata con variazioni tecniche poco significative. Bcash, Bitcoin Cash è probabilmente il primo fork, quello più motivato, nasce per avere una maggiore capacità transazionale di Bitcoin, ma ad esempio mi trovo al contrario. Bitcoin è oro digitale, non è moneta transazionale, non ha bisogno di una maggiore capacità transazionale, ha bisogno solo del massimo di sicurezza. Tutti i fork che sono arrivati dopo Bitcoin Cash sono di fatto ancora meno significativi, ancora meno tecnicamente fondati e sostanzialmente sempre più insignificanti. Bitcoin è un punto di svolta epocale. Se davvero ci troviamo di fronte all'emergere dell'equivalente digitale dell'oro, questo è dirompente, perché se riflettiamo su qual è stato il ruolo dell'oro fisico nella storia della civilizzazione, della moneta e della finanza, è evidente che il suo equivalente digitale, liquido come la musica e i film che consumiamo oggi, è dirompente nella civilizzazione digitale, potrà essere dirompente nel futuro della moneta e della finanza. In questo momento l'investimento in Bitcoin, anche se viene fatto sostanzialmente, fondamentalmente per un intento speculativo, in realtà, quindi la ricerca o il miraggio della facile ricchezza, è in realtà in questo momento da guardare o da considerare come un momento anche di educazione tecnologica, di comprensione culturale di quello che sta capendo, e quindi come processo conoscitivo ed esplorativo di svolte straordinarie che il nostro mondo digitale potrebbe stare intraprendendo proprio in questi mesi e in questi anni.